ICF sta per Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute. Il PEI è il piano educativo individualizzato ed è un documento ufficiale scritto da insegnanti, docenti di sostegno, figure sociosanitarie che seguono il bambino e la sua famiglia. Si tratta di un documento già previsto e utilizzato in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per permettere agli alunni con disabilità di avere un percorso personalizzato. Con il decreto legislativo 96 del 7 agosto del 2019, il piano educativo individualizzato avverrà secondo il nuovo sistema ICF sulla disabilità sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A Bari, nell'Istituto Marco Polo, un convegno dedicato ai nuovi approcci, con proposte ad ASL e istituzioni per metterli a sistema nel modo migliore e rispondere alle esigenze specifiche del bambino. Noi ospitiamo questo convegno che è organizzato da una rete di scuole, la rete di scuole che appunto si occupa di confrontarsi attraverso un tavolo tecnico in cui cerchiamo innanzitutto di formare le persone, i docenti che devono promuovere il benessere per i nostri ragazzi. La scuola che dirigo presiede e capofila appunto di un accordo di rete, l'abbiamo denominato accordo di rete ICF, che comprende 25 scuole di Bari e provincia. È un accordo, diciamo, siglato l'8 novembre 2022, che ha dato poi vita ad un convegno, al primo convegno sul modello ministeriale di PEI. Un altro obiettivo di questo incontro è aiutare un po', soprattutto gli insegnanti, ma io direi un po' più in generale, a non confondere il bambino con la diagnosi. Il bambino rimane un bambino che funziona in un determinato modo e il contesto lo aiuta a funzionare, ma può anche essere barriera, può anche impedirgli di funzionare al meglio. Noi cosa abbiamo chiesto anche al ministro Valditara e chiederemo fortemente anche oggi, noi dell'accordo di rete, la costituzione di una commissione interistituzionale, quindi una commissione che possa in qualche modo supportare tecnicamente e adeguatamente tutte le scuole.